Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, buon martedì, benvenuti in questa nuova puntata di Poke Caffè. Il titolo è abbastanza forte e adesso voglio andare a interpretarvelo come l'ho impostato questo Poke Caffè, ma prima di farlo voglio ricordarvi che oggi, martedì 22 settembre, è il gran giorno. Stasera alle 21.15 sul mio canale di Quello Viola, Francesco Pardini VGC, ci sarà una presentazione sul rebranding, sui progetti futuri, sugli streaming, sul merchandise, sull'orientamento e il futuro di quello che sarà il Team Acqua, ossia il primo vero team e-sportivo incentrato su Pokémon, e mi farebbe piacere ci foste. A tal proposito, oggi per tutta la giornata di martedì, perdonatemi se mi dilungo, ma Poke Caffè la mattina può essere anche giusto ricordarvelo proprio adesso, oggi per tutta la giornata, già da adesso, su Pampling è attivo il codice sconto TEAMACQUA che vi garantirà il 25% di sconto su tutti i prodotti della piattaforma, la spedizione gratuita e l'acquisizione del doppio dei punti che poi voi potreste rigiocarvi come sconto sui prossimi acquisti, un vero e proprio affare, quindi svaligiate pampling.com oggi utilizzando il codice sconto TEAMACQUA. Detto questo, il nostro titolo. Pokémon è morto. Allora, questa è una frase che io gioco da veramente troppo tempo. Ho sentito dire tante volte Pokémon è un gioco senza futuro. Questa l'abbiamo sentita dire ancora più volte. E io devo dirvi che in realtà ritengo che Pokémon, purtroppo, in maniera molto più lenta di altri giochi, sta comunque andando avanti e progredendo, perché negli ultimi 4-5 anni si è avuta un'impennata nella curva dei miglioramenti. Mi spiego meglio. Anni fa, in un ambiente, in un humus, in una community anche proprio dettata dai tempi meno moderni di quelli che viviamo oggi, senza social, senza questa velocità anche di consumazione di una stagione competitiva, non c'era cambi di regolamento durante una stagione, c'era appunto una fruibilità più lenta, si consumava, si giocava più lentamente. Il prodotto Pokémon si vedeva comunque all'orizzonte delle nuvole per quanto riguardasse appunto il brand Pokémon. Non c'era questo ottimismo che possiamo fondatamente avere tutt'oggi e si pensava davvero di essere sull'orlo della fine del brand. Io temevo che per cercare qualcuno col quale giocare a Pokémon dovessi fare veramente fatica poi in internet, girare per i forum. È arrivato poi, insomma, lo sappiamo tutti, fu soggetto anche di un Poke Caffè della vecchia edizione, è arrivato poi Pokémon Go, è stato tutto nuovamente deflagrato, c'è stata un'attenzione da parte della generazione che ha visto Pokémon nascere, rinnovata, e poi dietro è venuto tutta una serie di meccanismo di rinnovamento che ci è stato, ragazzi, ci è stato lento, ma c'è stato, perché alle volte si è fatto due passi avanti, un passo indietro, ma comunque un passo avanti lo si è stato fatto, dapprima con i giochi su 3DS e adesso in maniera abbastanza netta su Nintendo Switch. Inoltre, siccome tutto il male non viene per nuocere, sebbene, come detto più e più volte, dalla situazione del Covid non si possa certo gioire, perché ci sono stati dei morti, ragazzi, e non è mai piacevole, è stato imposto una sorta di circuito online per poter sopravvivere, che io penso possa essere implementato anche un domani e che possa essere anche la salvezza ulteriore di questo brand, che sbaglia tante cose, tipo, abbiamo l'esempio adesso, stiamo giocando in Serie 6, ci fanno un torneo ufficiale online per qualificarsi alla PS Cup 2 in Serie 5, però le liste aperte stanno diventando una abitudine che non possiamo ovviamente non prendere bene. Quindi, come detto, spesso e volentieri Pokémon fa due passi avanti, un passo indietro, ma piano piano, più lentamente è vero rispetto magari ad altre case produttrici, è un po' anche la mentalità abbastanza conservativa nipponica che impone questi ritmi, ce la stiamo facendo, stiamo progredendo, ed a tal proposito anche stasera noi lanciamo
diciamo, un team e-sportivo su Pokémon, cioè stanno nascendo anche realtà che si vogliono spingere oltre. Da lì poi dovremmo aprire una sorta di ragionamento proprio sul gioco, sulle meccaniche, come fa a essere e-sport un Pokémon, dove un gioco dove giochi meglio dell'avversario, ti arriva il crit e perdi, ma sì, ma c'è la best of three per ponderare questo, ma niente ti impedisce di essere sculato due volte all'interno della stessa best of three, tutto vero, è lì appunto che dovrà lavorare secondo me TPCI e Game Freak, ma tutto questo pappardellone per dirvi che vi garantisco, esperienza personale, Pokémon è sempre stato definito sul punto di morire o un brand che ormai avesse esaurito tutto il suo charme e poi si è sempre saputo rinnovare, è sempre stato innovativo e lo ribadisco per la quarta volta, magari alle volte facendo due passi in avanti e uno indietro, è sempre sopravvissuto e ci ha sempre saputo regalare tante tante ore di gioco, di passione, di divertimento, che poi alla fine è quello che deve fare un gioco. Detto questo, io voglio concludermi qua, anche se questo Poke Caffè sarebbe veramente da fare in modalità Poke Cenone, dovremmo parlarne per ore, ma vi voglio lasciare, mi raccomando, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e non ricordate che oggi è il Team Aqua Day, quindi andate su Pumpkin e svaligiatelo. Noi ci vediamo durante la giornata con gli altri appuntamenti che avete visto in grafica. Un bacio e un abbraccione, voglio sapere la vostra opinione nei commenti.